Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un metodo pedagogico molto famoso che è stato fondato all'inizio del Novecento da un filosofo e pedagogista austriaco, sto parlando di Rudolf Steiner, e che ha davvero preso piede in tutto il mondo, con il nome proprio di metodo steineriano. Inoltre Steiner è conosciuto anche per aver fondato l'antroposofia, che è una disciplina che studia in maniera unitaria la realtà fisica e la dimensione spirituale, concependole come un'unica manifestazione divina che è in continua evoluzione. Una prima sperimentazione di questo metodo si ebbe nel 1919 a Stoccarda, nella libera scuola di Waldorf, che ospitava i ragazzi, figli degli operai che lavoravano all'interno proprio della fabbrica Waldorf Astoria. Dopo la sperimentazione all'interno di questa scuola, questo metodo prese davvero piede e a macchia d'olio si diffusero scuole in tutto il territorio nazionale, ma anche nei confini esteri, specie in Inghilterra e in Germania. Ma ad oggi in Italia ci sono 97 scuole che adottano questo metodo. Adesso andiamo a cercare di capire come funziona e in cosa consiste questo metodo steineriano e quali sono i suoi principi. Intanto è un metodo che lascia ampia libertà creativa ed espressiva a tutti i ragazzi. È un metodo che accompagna gli alunni dai primi mesi di vita fino al compimento del 21° anno di età e si divide in tre fasce principali, in tre settenni. Primo settennio è quello che vede i bambini che vanno dagli 0 ai 7 anni, il secondo dai 7 ai 14 e il terzo e ultimo dai 14 ai 21. Alla base di questo metodo è importante andare a stimolare tre facoltà in maniera integrata, e cioè quelle cognitivo-intellettuali e quindi il pensiero, quelle creativo-artistiche e quindi il sentimento e quelle pratico-artigianali e quindi la volontà, tutte facoltà che fanno parte dell'essere umano. Questo si realizza nel momento in cui il bambino è lasciato libero di agire come vuole, di esprimere le proprie potenzialità, le proprie attitudini in maniera libera e senza nessun tipo di condizionamento. E la pedagogia viene definita come arte dell'educazione, in questo senso, quindi ha il compito di aiutare il bambino a esprimersi nella maniera più libera possibile. Fin da piccolissimi per questo metodo è fondamentale l'immaginazione. Diventa proprio l'attrice protagonista di questo processo, in quanto i bambini in maniera creativa devono essere liberi di immaginare, anche attraverso l'utilizzo di giocattoli molto semplici, di giocattoli non troppo articolati, proprio perché possano essere il mezzo giusto per esprimere la propria creatività attraverso l'immaginazione. Uguale importanza viene data anche all'ambiente, che se vissuto a misura di bambino può essere utilizzato dal bambino stesso proprio per attivare la sua immaginazione. Adesso cerchiamo di andare a capire quali sono i principali obiettivi e le facoltà che vanno sviluppate nel corso di tutto il metodo e quindi nel corso dei tre settenni che ho anticipato prima. Secondo questo sistema pedagogico, nel primo settennio, che va dagli 0 ai 7 anni, i bambini devono cercare di raggiungere tre obiettivi fondamentali, e cioè quello di saper camminare, camminare bene, di saper parlare e di esprimere il proprio sé. Per realizzare queste facoltà, durante questo primo settennio i bambini vengono messi in contatto con l'ambiente e inseriti in alcuni giardini dove possono sperimentare, giocare con oggetti molto semplici che li possono aiutare ad esprimere la propria creatività e a sperimentare il mondo che li circonda. Quindi durante tutto questo periodo vengono incentivate di più le attività all'aria aperta, il gioco, lo scambio con gli altri, le attività manuali e il movimento. Nel secondo settennio l'obiettivo è quello di sviluppare emozioni e sentimenti esprimendoli attraverso l'arte, quindi esprimendoli attraverso ad esempio il disegno o altre opere artistiche. In tutto questo secondo settennio i bambini verranno seguiti da un unico insegnante che si occuperà della loro educazione e cercherà di incentivare attraverso queste attività artistiche l'espressione del loro sé. La didattica quindi verrà integrata rispetto al primo settennio, in quanto non si privilegeranno soltanto il movimento e le attività manuali, ma verranno inserite anche tutte le materie di studio. Tutte le attività, comprese le materie di studio, saranno organizzate seguendo i parametri di arte, immaginazione e osservazione della natura. Nell'ultimo settennio invece i ragazzi dovranno sviluppare le capacità astratte e di giudizio. Non verranno più seguiti da un unico insegnante, ma al loro servizio ci sarà proprio una squadra di insegnanti. E questi docenti dovranno insegnare le varie materie di studio, le varie materie curricolari, alle quali però verranno aggiunte diverse attività.
Queste materie aggiuntive riguarderanno argomenti come agricoltura, topografia ed economia e saranno tutte materie che aiuteranno i ragazzi ad entrare in contatto con l'ambiente che li circonda. Quali sono i principi fondamentali del metodo steineriano? Intanto, la pedagogia si deve concentrare sull'evoluzione del bambino, non deve fare come un genitore che si crea tante aspettative e ha dei pensieri su cosa dovrebbe diventare o cosa dovrebbe fare da grande il proprio figlio, ma lasciare che il figlio cresca e decida in autonomia cosa sarà in grado e cosa potrà fare. In pratica dovrà decidere da solo quale sarà la sua collocazione e il suo posto nel mondo. Un altro aspetto sono le materie artistiche che, come dicevo prima, in questo metodo vengono veramente privilegiate, proprio per far uscire l'espressione del sé, la propria creatività e mettere di fronte i ragazzi anche a utilizzare dei materiali a livello manuale. Un altro aspetto fondamentale è anche il momento ludico per eccellenza, che è quello del gioco all'aperto. Entrare in contatto con la natura, con l'ambiente esterno, proprio attraverso il gioco. E tutti questi aspetti dovranno rispettare le varie fasi evolutive di crescita del bambino. Ad esempio, la lettura e la scrittura non si insegneranno prima del secondo settennio. Un altro principio fondamentale di questo metodo è il rispetto per la natura. Viene insegnato proprio il rispetto per la natura e quindi anche il rispetto per se stessi attraverso la natura con un'agricoltura, ad esempio, di tipo biologico. Un altro aspetto fondamentale è l'intelligenza manuale. Verranno fatti tantissimi laboratori dove i ragazzi sperimenteranno attivamente il lavoro pratico, ad esempio laboratori di maglia che potranno aiutarli nella coordinazione occhio-mani, sempre tenendo in allenamento il cervello. Un altro aspetto davvero importante è quello dell'immaginazione, come accennavo prima, che può essere incentivata e aiutata, quindi stimolata, attraverso l'utilizzo di immagini. Tantissime saranno le immagini che verranno utilizzate, ma anche le fiabe, fiabe illustrate e fiabe raccontate. Le fiabe infatti per questo metodo hanno una valenza davvero importante perché tutte le prove che deve sostenere e superare il protagonista della fiaba sono un po' le prove che il bambino dovrà affrontare nella vita e quindi hanno questa capacità, le fiabe stesse, di confortare il bambino, di aiutarlo ad allenarsi con la fantasia e soprattutto di aiutarlo ad entrare in contatto con le proprie emozioni e con le emozioni degli altri. Un altro strumento che viene utilizzato all'interno di questo metodo è quello delle bambole di Waldorf, che sono delle bambole molto semplici con pochi elementi, atte e finalizzate proprio a far uscire la fantasia nei bambini. Queste bambole, dai pochi dettagli, oltre a sviluppare la fantasia, aiutano anche il bambino ad attivare il dialogo con se stesso. Un altro principio importante è quello dell'emulazione. Siccome i bambini seguono gli adulti e quindi tentano in qualche modo di imitarli, di emularli, è molto importante che i genitori facciano delle attività manuali vicino a loro in modo tale che i bambini stessi, seguendoli, possano sviluppare queste capacità. Gli insegnanti invece non hanno l'obiettivo di crescere dei bambini perfetti, ma quello di adattare l'insegnamento all'individualità di ogni bambino e quindi hanno una grande responsabilità perché devono educare questi bambini dalla nascita fino al 21° anno d'età. Danno molta importanza all'insegnamento delle lingue straniere e molta poca importanza alla competizione. Infatti, i voti non saranno dati per esprimere giudizi. I libri saranno molto poco utilizzati, ma sarà molto più utilizzata l'attività pratica e manuale, come dicevo prima. L'approccio a qualsiasi materia sarà contemporaneamente sia pratico che creativo, quindi vedrà dei momenti dove si acquisiranno delle informazioni e il momento successivo dove si metteranno subito in pratica cercando di creare delle opere. Oppure cercando di elaborare queste informazioni, ma sempre con esercitazioni pratiche. L'argomento verrà poi ripreso il giorno dopo proprio per fissarlo bene. Un ultimo aspetto non meno importante è che la tecnologia come cellulari, computer, TV, eccetera, è vietata all'interno di queste scuole. Bene, con l'illustrazione di questi principi del metodo steineriano il mio video di oggi è finito. Vi invito a seguirmi anche la prossima volta quando metteremo a paragone il metodo della Montessori con il metodo di Steiner. Quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.